Carissime amiche e carissimi amici, buongiorno dal vostro caro giocherellone, il vostro caro streamer che oggi vi porta il mitico videogioco di Dragon Ball Sparking Zero. Ebbene sì, ebbene sì, ebbene sì. Possiamo, vediamo un pochettino quali sono, ragazzi, i comandi di questo fantastico picchiaduro in ambiente tridimensionale. Possiamo muoverci con lo stick di sinistra e left button per saltare. Pensate un pochettino, andiamo a saltare e a saltare intera volo in mezz'aria. Andiamo a scegliere di saltare. Vedete un pochettino, volo in terra, vedete un pochettino, quindi possiamo andare a scendere. Andiamo a scendere praticamente da questa parte qua, vedete un pochettino, con il mitico Goku. Praticamente, guarda il Kamehameha, si arrabbia proprio in una maniera incredibile. Salto a terra, quindi dobbiamo sicuramente andare a scendere praticamente di quota. Vedete un pochettino da questa parte qua e vediamo un pochettino come ovviamente posizionarci in un'area ovviamente più bassa. Vedete ragazzi, vediamo un pochettino se questo mitico Goku ovviamente si permetterà di andare quindi da quest'altra parte qua. La grafica è veramente fotorealistica, come potete vedere. Andiamo a scegliere di andare ovviamente da questa parte qua. E un'altra cosa che non riesco praticamente a capire. Quindi LB volo a mezz'aria, salto a terra. Però mi devo ovviamente posizionare a terra, carissimo Goku. Come faccio ovviamente ad abbassarmi? Ecco qua, andiamo, vedete ragazzi, quindi posso saltare se sto combattendo a terra, come potete vedere. E piano piano posso addirittura alzarmi, quindi volare in aria. LB ascesa in volo, vedete un pochettino, perfetto. E LT discesa in volo, vedete Goku come scende praticamente e va addirittura qui sopra, quasi al suolo, ragazzi, perché Goku è abituato a scendere a terra, come potete vedere. RT più apri il controllo, slancio del drago. Lo slancio del drago sarebbe il Kaioken. Lo slancio del drago in realtà è il Kaioken. Pensate un pochettino, vedete che fa tenendo premuti questi, vedete, guardate un pochettino, posso ovviamente vado a consumare e fa questa specie di slancio del drago. Tantissimi comandi, ve lo dico. A passo avanti, slancio breve a corta distanza, X per colpire ovviamente a tutta forza, tieni premuto per l'attacco ovviamente di il bombolone, praticamente X e Y per la catena impetuosa. Mamma mia che pugni in faccia questo povero Vegeta. Y, colpo dell'aura di impeto, la bomba praticamente, vedi un pochettino, ed RT carica aura, Kamehameha. Bellissimo. RB, vedi, per andare ovviamente a parare il povero Goku, che ovviamente deve stare molto a te. Guarda, guarda, guarda che cosa va a fare. Ecco qua, andiamo a tenere premuto B, vedete un pochettino, premuto e attendi contrattare, subisci un attacco e poi sei contrattato. RS, premi quando subisci un attacco per contrattare. Andiamo a tenere, vieni, 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 vedi, vai Goku. Oh, mamma mia ragazzi, Goku è andato a contrattare, quindi a contrattaccare. Scusate, attiva lo schianto, atti mamma mia che pugno, attiva lo schianto. Di rompere tenendo premuto il comando fino al massimo la carica e respinge l'avversario. Mamma mia, che pugno in faccia! Che pugno in faccia, veramente assurdo, ragazzi. Il Kamehameha sta arrivando, ragazzi. Eccolo qua. Mamma mia, guarda, 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 che cosa va a fare? Veramente qualcosa di assurdo, ragazzi. Perché Goku è appena tornato. Guardate Goku che cosa sta facendo. Ti sta guardando con i suoi occhi a palla. Con i suoi occhi a palla, gli occhi a palla di Goku, di Gokulo. Andiamo a vedere, ragazzi, perché il gioco è veramente qualcosa di incredibile. E guardate il Goku dove se ne va insieme a Vegeta. Graficamente stiamo parlando sicuramente di eccellenza. Soprattutto per quanto riguarda i fondali che sono veramente bellissimi, addirittura pensate che i filmati sono inferiori a quello che è la grafica del gioco. Come potete vedere, Goku si arrabbia a tutta forza, ragazzi. Guardate che è arrivato. Goku è pronto, cazzotti in faccia, testate in bocca, calci nel sedere, quelli là veramente potentissimi. Goku, guardate un pochettino tutti i personaggi di Goku. Pensate un pochettino con questi. Guarda, guarda Broly, Broly che si arrabbia in una maniera incredibile. È arrivato Broly col vestito. Praticamente qua come si chiamava lui? Ginyu, Junoko, là, il mitico Trunks, Vegeta con i capelli azzurri a forma di puffo, il mitico Broly, vedi un pochettino il boss di Dragon Ball GT che arriva, Trunks contro Goku, il Saiyan cattivo, è arrivato Gohan, addirittura un calcio in bocca, addirittura al Saiyan cattivo, Freezer che è ritornato, ma arriva Trunks col giubbottino, addirittura Broly contro ovviamente il capapelatone, vedi un pochettino. E
quasi sta arrabbiando perché Goku si sta trasformando in una forma veramente incredibile. Guardate un pochettino Goku Saiyan grigio, addirittura i capelli grigi, i capelli dell'anzianità stanno per esplodere, stanno per esplodere. Vedi un pochettino colori a tutta forza, colori di capelli, addirittura tinte di capelli gratuite, addirittura in questo drago Moku queste palle fluorescenti, addirittura in onore proprio di Akira Toriyama, le palle di fuoco che distruggono la terra. Dragon Ball Sparking Zero è appena arrivato sul canale del Giocherellone, il vostro grande amico. Pensate un pochettino, vedete un pochettino queste palle di drago che cacciano luce dappertutto. Andiamo a salvare, ci troviamo finalmente qui ragazzi, finestra tutorial. Perfetto, ho completato il tutorial, ancora più azioni dinamiche 3D, ti aspetta il Dragon Ball Sparking Zero. Accedi a Super Allenamento, una battaglia, allenamento, il menu principale, imparare tutto sulle varie regole battaglie, vedere le dimostrazioni e provare le tecniche. Perfetto, guardate quanti ci sono tutti i personaggi di tutte le serie di Dragon, battaglia personalizzata, episodio battaglia, il ragazzo che gioca a Nintendo Switch di Dragon Ball. Pensate un pochettino i bambinelli praticamente, perché sono ritornati bambinelli anche loro, vedete i piccolini, piccolini praticamente su episodio battaglia, battaglia personalizzata. Facciamo la battaglia personalizzata e vediamo che cosa possiamo avere. Mamma mia ragazzi, guardate qui, battaglie bonus, battaglia personalizzata, battaglia storia personalizzata, quando viene determinate condizioni vengono soddisfatte si attivano effetti speciali, puoi scegliere di giocare battaglie bonus preimpostate o creare battaglie personali. Battaglie create possono essere pubblicate in enciclopedia globale in modo che gli altri giocatori possano trovarle da evitare ogni genere di sconto o epico. Ecco qua Porareti ragazzi, è arrivato il grande Porareti, il grandissimo coso, praticamente il grandissimo donut. Battaglia personalizzata, enciclopedia globale, facciamo un'enciclopedia globale, nel modo della battaglia personalizzata puoi modificare il personaggio di una battaglia, effetti, altri elementi per creare scontri originali, sono disponibili questi metodi, modifica normale, semplice copia, modifica normale, ti permette di personalizzare battaglia, bla bla bla, ok non mi interessa, andiamo a fare in uva, perfetto, ok perfetto, non mi dire tutto, me lo scopo, che tipo di battaglia sei, battaglia elettrizzanti con rimonte eccezionale, battaglia a squadre emozionate, battaglia contro avversari immensamente forti, duelli all'ultimo sangue, battaglia con scarse probabilità di vittoria, battaglia elettrizzante, ecco qua il mitico donut ragazzi, andiamo a vedere quindi che cosa possiamo fare, andiamo a scegliere e modifica se iniziamo a scegliere personaggi, allora come personaggi andiamo a scegliere, allora mettiamo un pochettino, ovviamente il gioco ci guida ragazzi, ci sta guidando in tutte queste parti qua, che persona, Gotenks praticamente, addirittura Goku, Super Goku, Vegeta, Gohan Supremo, addirittura Piccolo, Nael, Trunks dal futuro, Super Buu, Cell, Freezer Dorato, Gotenks, Goten, Trunks bambino, Capitano Ginyu, Raccoon, Barter, Jet, Guldo, il mitico Zamasu, la fusione con Zamasu, addirittura Eri Brian, Jiren, il pelatone Kefla e addirittura Hit on the Beach, praticamente pigliamo Goku contro ovviamente il grande, iniziamo a fare Freezer Dorato ragazzi, uno dei nemici più cattivi del tempo, praticamente ambiente di battaglia. Andiamo a Luca, trappo entri a scuola, caro carissimo Donat, mi fa piacere, vai a scuola e vatti a divertire a scuola, studia tantissimo, mi raccomando Donat. Luca, è bello vedere VIP, lo so che è bello vedere VIP perché il VIP ti gratifica carissimo Donat, e quindi ovviamente questo ti porterà a essere fortemente gratificato perché è tempo praticamente. La melodia schermata del titolo Lottar, vedete possiamo fare tutto questo, andiamo avanti, la miniatura andiamo avanti praticamente, quindi la miniatura, voglio giocare, avvia la prova, voglio giocare, mi fai giocare per favore, avvia la prova, andiamo a vedere questa prova di battaglia, vediamo che cosa abbiamo. Luca, puoi fare il 14 alle 0 la live? Sì, anche oggi ci saranno le live, oggi è una giornata un po' particolare per il Giocherellone, mi stancherò parecchio perché tra lavoro e live purtroppo mi stancherò tantissimo, ma mi piace così, mi piace vivere al massimo la vita, e tu lo sai carissimo Donat, quindi anche alle 14 ci saranno le live, pensa un pochettino, pensa che bello, qui Goku, guarda che grafica, guarda che sta arrivando Goku ragazzi, pugni in faccia, Goku, lottare fino alla fine, proprio come una serie anime, proprio io trappo entro dentro la scuola, vai a studiare carissimo Donat, poi potrai rivedere la live direttamente nella sezione video, pensa un pochettino, nella sezione video
potrà rivedere la lava. E guarda qui, è arrivato lui, il Frizzerone. Il Frizzer, mamma mia, è fortissimo Frizzer, guarda un pochettino, guarda, wow, guardalo, guarda Donat, guarda che cosa sta, ah, il cazzotto di mamma, e il cazzotto in faccia a Goculo. Mamma mia, caro Goku, che cosa stai facendo, che cosa stai facendo, il calcio, il calcio, il calcio, il Kamehameha, vai, vai, vai con la bomba praticamente, vedi, un pochettino vai qui sopra a fare una specie di Kamehameha. Devo stare attento, ragazzi, perché qui sono, guarda il cazzotto che sta arrivando. Mamma, oh mamma mia, andiamo a vedere un attimo, a vedere una, oh, Laura incredibile, è bellissimo Dragon Ball Luca, sì, questo qua è Sporking Zero, e Sporking Zero è un gioco che stavamo tutti quanti aspettando praticamente da tantissimo, stavamo aspettando, guarda, guarda che colpo, guarda che colpo, il colpo della palla di fuoco di Dragon Ball, la Kame Ame Ame, oh guarda mamma mia che colpo, e vai qui sopra a prendere, mamma mia, gliel'ha distrutto in faccia, guarda un pochettino, è meglio che me ne va, è meglio che pari, è meglio che pari, carissimo, carissimo Dona. Donat, il grande amante di Dragon Ball, il grande amante di Dragon Ball, guarda il Kamehameha che è addirittura arrivato qui sopra. Ma mi ha pigliato per la faccia. E Goku, Goku che arriva, Goku che arriva, vai, il Kaioshin. Vedi un pochettino a schiaffettelli praticamente. A schiaffettelli te ne potevi andare. Vedi un pochettino, dobbiamo capire. Carissimo Donat, vedi un pochettino il teletrasporto, mamma mia. E la Kamea, guarda, guarda che cosa vado a fare. Attacco, ah mamma, è peccato, peccato, guarda un pochettino. Mi ha bloccato, vado dentro la scuola, vai carissimo Donat. Ciao, ciao, carissimo Donat. Qui sono stato veramente sconfitto. Guarda Freezer. E addirittura Bulma dice, ma Goku, ma che fine hai fatto? Praticamente è una capsulella, vieni praticamente nella capsulina e vedi, continua, continua, quindi in stile praticamente, in stile puntata proprio di Dragon Ball, pensate un pochettino, quindi abbiamo anche la modalità semplice nel caso in cui non ce la facciamo, andiamo a scegliere praticamente i contenuti, sì, voglio cambiare personaggio praticamente, andiamo a fare una cosa, modifica semplice praticamente, quindi possiamo andare ovviamente a scegliere i vari personaggi di Dragon Ball, quindi in questo caso sceglieremo senza alcuna ombra di dubbio, vedete addirittura Goku Z1, Z2, Super Saiyan, quindi si stanno piano piano, vedete ragazzi, sbloccando tantissimi personaggi, guardate qui sopra quanti personaggi già si sono sbloccati, voi sapete che questo è uno dei giochi Broly Super, pensate un pochettino, il mitico Broly Z, Super Saiyan, Broly Super Saiyan leggendario, Broly, guardate quanti personaggi, mamma mia ragazzi, sono veramente tantissimi, il mitico Toppo, pratica Toppo dio della distruzione, Ribrian, quindi addirittura Jiren massima potenza, il pelatone ragazzi, guarda un pochettino qui, Babidi, il grande Babidi, il dottor Gelo, addirittura l'androide 19, 18 e 17 super e 17 normale, androide 16, ma è il mitico Mister Satan, il mitico Yaozi in realtà si dovrebbe pronunciare, guardate i vari Freezer, i vari Cell prima forma, Cell seconda forma, Cell forma per perfetta, c'è il corpo perfetto, il corpo di mamma, e guardate quanti Freezer ci sono, Freezer in formato Z, Freezer seconda forma, Freezer terza forma, Freezer quarta forma, massima potenza, Freezer super Freezer, maestro mutene prendiamo, andiamo a pigliare qualche altro personaggio ragazzi, Goku Z2, Goku Z3 addirittura, vediamo un pochettino, addirittura il Goku Z3 da quest'altra parte qua, andiamo a togliere, guardate quanti personaggi, mamma mia fantastico, Super Saiyan Good, il mitico Goku piccolino, il Vegeta, ovviamente Vegeta Z2, Vegeta Super addirittura, andiamo a pigliare praticamente un vegetale, questo qua con la testa di Vegeta, vedete ragazzi, andiamo a pigliare Vegeta che aveva la faccia un po' più a forma di mela praticamente, andiamo a prendere anche il mitico Gohan, praticamente Gohan, ecco, su Great Super Saiyan, uno dei miei personaggi preferiti, il grande supereroe, il grande mago piccolo, vedete ragazzi, piccolo, piccolo fuso con Dio, andiamo a pigliare il piccolo normale contro addirittura i cattivi di tutti i tempi ragazzi, guardate un pochettino che cos'è questo personaggio, Vegeta, il grande Vegeta, andiamo a prendere il Cell di prima forma, andiamo a prendere addirittura, vedete, alcuni non li possiamo poi proprio più prendere, il Buu, il Super Buu, questo qua col mitico coso sopra, in stile Dragon Ball, addirittura andremo a prendere il mitico Zarbon, anzi il mitico Zarbon che è sempre cattivissimo, uno dei personaggi più amati, un po' effeminato questo Zarbon, e addirittura andremo a prendere a Broly praticamente, andiamo a giocare ragazzi, perfetto, andiamo a scegliere ambiente di battaglia, come ambiente di battaglia possiamo scegliere campi aperti, vedete addirittura la città e andiamo poi dopo a cambiare praticamente, vedete la città, impostazione, effetti, schema del titolo, miniatura, avvia prova, vediamo che cosa ci sarà in questa grande battaglia, un titolo molto entusiasmante, tantissimissimi personaggi, ci sarà
saranno tantissimi download content, quindi preparatevi. Uno dei giochi, ovviamente, di Dragon Ball più atteso, e pensate un pochettino, non solo più atteso, ma addirittura più completo di tutti. Graficamente i personaggi sono molto curati nelle animazioni, più del normale, per quanto comunque si era già arrivato sicuramente a un livello altissimo di definizione dei personaggi col cel shading, ma soprattutto le ambientazioni sono molto molto fotorealiste. E mamma mia, il maestro Muten, ecco qua il giocherellone, il maestro Muten che ti piglia col bastone, col vecchio bastone del maestro. Mamma mia ragazzi, qui stiamo parlando di grandi, il vigore del mamma mia, guarda il maestro come viene trattato male, il vecchio maestro. Oh mamma mia, è fortissimo, perché il maestro è meglio che vai a parare, maestro, cosa succede? La Kamehameha del maestro Muten, vedi un pochettino che anche lui può addirittura volare, perché il maestro Muten è fatto così. Vai qui sopra, mamma mia, vai, guarda la Kamehameha, quella là che sapevi tu che ti però l'ha mandata storta, praticamente il maestro Muten la manda storta, ragazzi. Dobbiamo dire la verità, è fatto così. E guardate qui, mamma mia, che cazzottone, il maestro Muten, guarda che, mamma mia, addirittura azzurro, mamma mia, che cazzotto, è assurdo, assurdo. Guarda il pugno supremo del maestro. Oh, attenzione, che questo è meglio che vai a parare, guarda, vai a parare da questa parte qua. Il maestro Muten sta accumulando, ragazzi, il colpo del pugno di Muten, addirittura guarda un po' che ha fatto. Ah, ti passa attraverso, attenzione, vai a parare, perché questo è fortissimo, vedi, vai a fare subito un contrattacco. E mamma mia, ecco, che colpo da dietro la schiena, il povero maestro Muten che va qui sopra a fare gli schiaffettelli, ragazzi, gli schiaffettelli, te l'avevo detto che faceva, mamma mia. Guarda un pochettino, Freezer si è arrabbiato veramente tantissimo, che infatti sta dicendo delle cose in napoletano. Mamma mia, è diventato gigante, la sua pancia è gigante. Ecco qua, vai maestrino mutenino, il vigore, il finto vigore, praticamente il finto vigore, può andare. Frank Di Corrado, buongiorno giocherellone, ecco, grande Frank Di Corrado, vai a parare, a te, guarda il maestro Muten, mamma mia, Frank Di Corrado, è veramente una battaglia assurda, Frank Di Corrado, mamma mia, guarda Frank, grandissimo Frank, devi stare attento, te l'avevo detto che dovevi stare attento, Frank Di Corrado. E guarda che è arrivato Goculo, praticamente Super Kame, guarda che cosa gli va a fare, mamma mia, assurdo davvero. Diego X, giochiamo a Roblox, sì, giochiamo a Roblox dopo questa live, ci sarà Robloxone, addirittura vedi un pochettino Dragon Ball Sparking Zero, ti sta piacendo, è arrivato lui, il mitico coso, praticamente. Potevano mettere i nomi sotto, perché non li hanno messi praticamente questi nomi, mettevano i nomi sotto e vai, oh attenzione, guarda che mossa, e ruota, mamma mia, l'ho acchiappato in faccia, guarda che colpo, un cazzotto di Super Saiyan versione 3 a T, guarda Diegoz, mamma mia, Diegoz, il grande Diego. Ecco qua, andiamo avanti da questa parte qua, vedete, ma guardate i capelli alla Super Saiyan, i suoi capelli alla Super Saiyan, vai qui sopra ad attaccare, Goku è tornato ragazzi, vai, un'onda Kamehameha, vediamo un pochettino se riesci, pratica contro l'onda Kamehameha, mamma mia, Diegoz, addirittura Diegoz è stato distrutto, praticamente il ragazzo sta scendendo, praticamente vai Diegoz, attenzione, vai a parare, Diegoz, fai il sondaggio per me, dopo faremo il sondaggione per Diegoz, addirittura guarda qui sopra, che cazzotti assurdi, e la RTX impazzisce, da Diegoz, mamma mia, è fantastico questo gioco ragazzi, è qualcosa di assurdo, guarda un pochettino, i cazzotti e Lego culo, guarda i cazzotti, mamma mia, dietro la schiena, dietro al Goku, praticamente è fortissimo, vai qui sopra, ora la Kamehameha, vai, mamma mia, energetica proprio, la tiene proprio energetica, vedi un pochettino, siamo attenti da questa parte qua, dove sa che cosa è, lo sta accumulando, vedi, vai a fare il contrattacco. Subito dovevi fare il contrattacco, purtroppo Goku su questo è un pochettino scarsetto, il Goku alla terza, è arrivato lui, chi è arrivato? E Freezer, ecco qua, contro Freezer, Diego, guarda un pochettino, sai chi è Freezer? Guardalo, è fortissimo, sai chi è questo personaggio? Sai, potenziamento di livello 3 addirittura, posso fare il pugno del drago, mamma mia, guardalo, lo porta proprio, guarda che pugno, guarda Diego.
Guarda, incredibile, mamma mia, è uscito il drago da fuori. Guarda, guarda, incredibile, guarda che effetti, veramente fantastico. E perché questo è uno dei migliori videogiochi praticamente di Dragon Ball, secondo te, carissimo Diegoz? Dobbiamo accumulare potenza, dobbiamo accumulare, questo è fortissimo. Diegoz, guarda, guarda la velocità, guarda il pugno di Kamehameha, addirittura, ma no, 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 fa il contrattacco, mamma mia, mi ha distrutto, mi ha portato via, carissimo Diego. Eccolo qua, il grande, il cannone dell'anima, il cannone del bombolo praticamente, del bombolone, il cannone del bombolone, arriva a cazzotte a tutta forza, addirittura andiamo a distruggere, mamma mia, Diegoz, andiamo subito a contrattaccare, mamma mia, Diegoz, fai qualcosa, è arrivato lui praticamente, guarda che è arrivato, il mitico Broly, si chiama, abbiamo anche il cannone gigante, mamma mia, Broly è fortissimo ragazzi, attenzione, attenzione, contrattacca, contrattacca, mamma mia, Vegeta, Vegeta, cosa stai facendo? Mamma mia, che cazzotti, guarda, è fortissimo, non guardare, caro Diegoz, non guardare che arrivano i cazzotti, arrivano, guarda che cazzotti assurdi, pugni in faccia, tutta forza, è veramente mostruoso, è veramente mostruoso, ora lo devi fare, ora lo devi fare, il cannone, guardalo Diegoz, guarda che cosa caccia, mamma mia ragazzi, è incredibile, dobbiamo stare attenti, non l'abbiamo visto, e sta succedendo veramente di tutto e di più, con le forme RTX dell'upscaling, vedi un pochettino con l'upscaling che cosa sta succedendo, caro Diegoz, io tanto entro alle scuole alle 8:20, grandissimo Diegoz, ora lo devi fare, Diegoz, ora lo devi andare a combattere, praticamente il mitico Broly, io tanto entro, fa il sondaggione con Dragon Ball, il grande Dragon Ball che sta, tutti quanti stavamo aspettando, vai ad accumulare ora, guarda che ti caccio Diegoz, mamma mia, l'avevi mai visto un gioco di Dragon Ball così, caro, eccolo qua, contro Cell in versione primordiale, è qualcosa di incredibile, perché guarda, guarda, dobbiamo accumulare, adesso ti faccio vedere che cosa vado a fare, vado a cercare di accumulare sicuramente più potenza incredibile, e ora Diegoz, dobbiamo andare, vedi un pochettino, guarda, mamma mia, RT potenzia me, mamma mia, e che teneva praticamente questo Vegeta, praticamente questa parte qua, vedi un pochettino, ma vai, cazzottieli, mamma, praticamente, mamma mia, che pugni incredibili, ragazzi, è assurdo, dobbiamo andare, guarda, guarda un pochettino, l'onda esplosiva, vai con l'onda esplosiva, non avere paura dell'onda, ora andiamo col cannone, praticamente un cazzo, guarda, 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 Diegoz, guarda qua, guarda quanti pugni, mamma mia, proprio direttamente nella pancia, guarda, mamma mia, lo ha sfondato al ragazzo, e forse lo abbiamo quasi distrutto, lo sai fare questo, Diegoz, lo sai fare questo, diciamoci la verità, Vegeta è fortissimo, è cattivissimo, è anche fortissimo, ragazzi, carissimo Diegoz, carissimo Diegoz, vai qui sopra, guarda un pochettino, guarda che cosa andiamo a fare, potenziamento addirittura, ha distrutto un palazzo, ti voglio bene, anche io ti voglio bene, carissimo Diegoz, ti voglio bene, carissimo Diegoz, guarda, lo conosci questo personaggio, questo qua è Super Saiyan, Super Saiyan coso praticamente, Super Saiyan, il cavaliere Super Saiyan praticamente, Super Saiyan Hero praticamente, guarda, guarda, guarda che colpo incredibile, perché Gohan si mette in testa di essere un Kamen Rider. Pensa un pochettino, Gohan vuole fare il Kamen Rider e quindi si trasforma in supereroe che protegge la città dai cattivi, dai marrani, perché non vuole farsi vedere, carissimo Diego, guarda che pugni, guarda, guarda, guarda Diegoz, sì lo conosco, lo conosci, allora bomba di Kamen, guarda che bomba, mamma mia, la bomba umana, praticamente, mi ricordo che c'era una ragazza, pensate un pochettino, quando andava a scuola veniva chiamata dai compagni, veniva bullizzata, veniva chiamata la bomba umana, perché era un po' cicciotta praticamente, poi dopo è diventata ancora più cicciotta, piano piano che è diventata, praticamente è andata avanti nella vita, perché non voleva mettersi a dieta, non voleva smettere di mangiare le leccornie, carissimo Diegoz, e la chiamavano la bomba umana, attenzione, attenzione, se andiamo a parare, guarda un pochettino, si è trasformato, i capelli azzurri, caro Diegoz, i capelli azzurri davanti a tutti quanti, mamma mia che cazzotti, non puoi fare questa cosa qua, non puoi fare queste cose, mamma mia che pugni, acchiappa cazzotti dappertutto, addirittura dietro la schiena, dietro al cooler, fa il sondaggio degli youtubers, certo Diegoz, dopo faremo Roblox e farò un sondaggione proprio per te, Diego, guarda che pugni in faccia, sai che mamma mia, chiappa cazzotta a tutta forza, ecco qua, la posa della giustizia, guarda che posa, la posa della stupidaggine, quando ti prende la stupidaggine
Diventi anche tu un po' giocherellone, dobbiamo dire la verità. Mi ha colpito, ecco qua, guarda che è arrivato, la mitica onda demoniaca, guarda il macanco sappo, ti ricordi quando dice macanco sappo, il mitico piccolo, il grande mago piccolo, vedi, vai a parare, dico, quante strisce stasera, nessuna striscia, carissimo Nicola, io mi gaso sempre quando mi gioco ai videogiochi, carissimo Nicolino, che fa le battutine, Nicolino fa le battutine, Nicolino, il grande Nicola, adesso per Nicola gli dedichiamo un pugno in faccia, un pugno in faccia. Guarda, notte in bianco oggi, no, ni no Nicola, in realtà mi sono andato a dormire 10 di notte perché stavo vedendo Kisuigi, che è praticamente una serie anime con, sarebbe l'ospite inatteso, o l'ospite inatteso, una serie anime horror, penso un pochettino, e mi sono addormentato alle 10 di sera e mi sono svegliato alle 6 di mattina. In genere mi sveglio anche alle 4 e mezza di mattina, però ovviamente quando vedi, guarda, questo qui sopra, carissimo Nicolino, il Dragon Ball di mattina, praticamente il grande Nicola, ragazzi, guarda un pochettino, guarda che pompe, che pompe, Nicolino, il grande Nicola, ho vinto, ciao giocatore, è arrivato Emanuele Palumbo, Emanuelino Palumbo, ragazzi, guarda che colpo, guarda, addirittura con la mano di piccolo, il grande Emanuelino Palumbo, guarda un pochettino cosa sta succedendo, mamma mia, Goku dappertutto, Emanuele, questo pugno lo dedichiamo a Emanuele Palumbo, ragazzi, l'energia al massimo, Emanuelino, guarda che colpo, mamma mia, che è incredibile, è bellissimo, Sparking Zero, guarda che gioco, Emanuele Palumbo, Emanuele Palumbo, ecco qua, quando lo vedi devi dire sempre Emanuele Palumbo, guarda che potenza, assurdo, la potenza di Emanuelino Palumbo, addirittura guarda che colpi in testa, addirittura i calci nel sedere gli dà, guarda un pochettino, è veramente un gioco incredibile, guarda che potenza, il soffio esplosivo di mamma, il soffio esplosivo, e faglielo sto soffio esplosivo, ecco qua, la puzzettina esplosiva, guarda che colpo, addirittura, che cosa è successo, guarda dove l'ho mandato, direttamente a Torre Gaveta, Emanuele Palumbo, ragazzi, dedichiamo questo gioco a Emanuelino Palumbo. Palumbo, ragazzi, guarda che faccia la pa. Guarda lo sguardo, guarda, sembra un cartone animato, sembra un cartone animato, lo succhia e lo prende in bocca, praticamente, lo prende da dietro e si è trasformato, come puoi vedere adesso, guarda, lo prende per la manina, guarda che cazzotto, lo butta praticamente via, guarda che tiene in bocca, tiene proprio un alito incredibile, per questo ragazzi, lavatevi sempre i denti, lavatevi sempre, guarda questo che tiene, guarda la coda di, mamma mia, ecco qua il potenziamento, premi il cazzottiello, assurdo davvero ragazzi, guardate all'Emanuele Palumbo, guarda come si mette praticamente il cannone dell'anima, guarda che fa mo, ma canco sappo, t'adoro bro, Nicola della Fuente, ragazzi, arriva, guarda Nicola, guarda Nicola, mamma mia, gli è scoppiato tutto, guarda, è meglio che vai a parare, carissimo Nicola, guarda che palla che tira, guarda che palla, mamma mia, alla Nicola della Fuente, mamma mia, guarda che ho acchiappato cazzotti dappertutto, guarda Cell, seconda trasformazione, guarda come si mette, guarda che muscoli davvero assurdi, incredibile. Andiamo a uscire, ragazzi. Allora, selezioniamo adesso altri personaggi. Ovviamente ci saranno tantissimi download content. Già la Bandai Namco li ha annunciati. Andiamo a scegliere i personaggi che più volete. Potete scegliere voi stessi i personaggi che vado a giocare. Piano piano che giocate, si sbloccheranno altri personaggi. Pensate un pochettino. Andiamo a scegliere il pelatone. Ecco qua, adesso facciamo, prendiamo i cattivi. Pensate, i cattivi. Coloro che sono un pochettino cattivelli, dobbiamo dire la verità. Chi è questo qua? Kabba, Kefla, ecco qua, chi sono i vari personaggi, i personaggi che arrivano praticamente da Minturno, pensate un pochettino, ecco qua, prendiamo questi personaggini un pochettino cattivelli in modo tale da cercare Broly, pensate un pochettino anche in forma qui sopra trasformata più o meno, pure arrabbiata, il mitico Android, ecco qua, questo anche è bellino, uno della squadra Ginyu, e poi vediamo un attimo se abbiamo ovviamente anche il buon Freezer, prenderò Freezer con questa forma particolare, Freezer, il padre di Freezer, questo mi sembra è. Andiamo a scegliere qui sopra i vari personaggi, diciamo della parte buona. Avete visto, sbloccato anche Ten Shian. Andiamo a vedere se oltre Ten Shian c'è qualcun altro. Pensate un pochettino, il mitico Vegeta con i suoi capelli azzurri, i capelli praticamente da puffo, il puffolone, è arrivato il puffo. E andiamo a prendere anche qualche altro personaggio. Avevo visto che oltre a Ten Shian, il mitico Trunks, ragazzi, Trunks con i capelli, e i capelli a là, pensa un pochettino. E addirittura guardate chi c'è, ragazzi.
Avete capito bene, già i rozzi qui sopra. Andiamo a premere indietro e andiamo a iniziare subito il gioco. Bellissimo, ragazzi, un titolo spettacolare. Se vi piace Dragon Ball, mettete mi piace a questo video, perché così il giocherellone vi porterà altri videogiochi di Dragon Ball. Guardate un pochettino anche la schermata, è stile praticamente stile cartone animato, proprio come il cartone animato, il mitico Jiren, il pelatone contro il pelatone con il terzo occhio, l'occhio che vede tutto, praticamente l'occhio della coscienza. Siamo pronti, Tenshinhan, con le mani. Oh, addirittura mi hai preso con questa mano. Stiamo a te, mamma mia, cazzotti dappertutto. Guardate, ragazzi, è iniziato. Mamma mia, guardate il pelatone, quello là, il pelatone straniero. Andiamo qui sopra a prendere l'impatto potenziato. Guarda che cosa tiene, mamma mia, infatti. Sono arrivati i bomboloni, ragazzi. Stanno arrivando i bomboloni. E quando arrivano i bomboloni, guarda che cosa succede: arrivano i bomboloni con i pelatoni. Pensa un pochettino. Andiamo qui sopra. L'impatto, dici, guarda che faccia. Arriva a tutta forza un cazzotto in faccia di occhi rossi. Agli occhi rossi perché è stato troppo davanti al computer. Te l'avevo detto. Attenzione, devo stare attento. Buongiorno, caro Re. Rabbit Magazine, come stai? Hai visto il mitico Sparking Zero? Che si sta classificando. Pensa come uno dei videogiochi più belli, più completi, addirittura di Dragon Ball. L'hai visto? Mi ha confuso praticamente Tenshinhan con questo suo terzo occhio. Praticamente, vedete, possiamo fare addirittura delle mosse caricate. Bellissime. Scappo, se no faccio tardi al lavoro, caro Rabbit Magazine. Ti ringrazio del ride, ti ringrazio che mi hai portato tutti i tuoi più grandi amici, Rabbit Magazine, perché il Dragon Ball ti piace anche a te, anche se non c'è purtroppo più Akira Toriyama, lo sappiamo un pochettino, Akira Toriyama che purtroppo è scappato. La grande mediazione, la mediazione quando vai a fare la causa, devi fare la mediazione giuridica praticamente al fine di evitare di sovraccaricare i tribunali. Tenshinhan ha fatto una brutta fine, perché scappo, se no dopo ci gioca a Roblox. Certo Emanuele Palumbo, dopo giocheremo a Roblox e intanto andiamo, pensa un pochettino ad amplificarci, vedi un pochettino, guarda un pochettino che cosa sta facendo. Siamo arrivati al massimo, siamo arrivati al massimo. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo qualcosa di molto molto brutto, ragazzi, non lo vediamo più. È calata la sera, è calata la palpebra praticamente. Ecco qua, lo spezza calore. Guarda un pochettino come si mette. A dopo, caro caro Rabbit Magazine. Guarda un pochettino che pugno prima che te ne vai. Guarda che cazzotto in faccia. Mamma, hai 1000 pugni di Ken il guerriero addirittura. Guarda un pochettino, la palla lo mette nella sua palla e distrugge a livello. Questa è la serie super bellissima, Rabbit Magazine, sì, hai capito bene, la serie super, ci sono, guarda, oh mamma mia, qui è meglio che vai a parare, guarda che fa, si è trasformato in forma normale, vai a contrattaccare, vai, non avere paura, non avere paura, addirittura, guarda che pugni, addirittura il mitico Jiren, il mitico pelatone che mi è uscito dall'uovo di Pasqua, ho due pelatoni a casa, ragazzi, i pelatoni, vai un pochettino qui sopra, mamma mia che pugni, è veramente qualcosa di, ehi, calci nel sedere, Emanuele su Roblox, come ti chiami, giocherellone 79, è meglio che mi aggiungi, così dopo potremmo giocare in insieme, guarda un pochettino e dici la verità che ti piaceva anche giocare al mitico Dragon Ball, ti piaceva giocare al mitico Dragon Ball e ce la possiamo fare, carissimo Emanuele Palumbo, ragazzi, guardate che è arrivata la ragazza, la sfera esplosiva, quella là gigante, è meglio che vai a parare, carissimo Emanuele Palumbo, in faccia gliel'ha mandata l'artiglio del diavolo, guarda come ti guarda, addirittura guarda che cazzotto in faccia e addirittura si amplifica la sua forza con la mitica tutina comprata praticamente sulla bancarellina, sulla bancarina ha comprato questa tutina, è veramente fantastica, è meglio che ce ne andiamo, e addirittura è tutta verde, vai a, mamma mia che palla di puffo praticamente, la palla di puffo, vattene praticamente questo qua, cazzotti dappertutto, andiamo a scegliere, andiamo, mamma mia, mi stai facendo un po' male però, mi stai facendo, mamma mia che pugni veramente incredibili, andiamo avanti da questa parte qua, il finto corto raggio, andiamo a, mamma mia, mi stai facendo male però, mi stai facendo, oh, e che cazzotti fa, guarda un pochettino come combatte, addirittura fa la mai, sì, mi è piaciuto durante Dragon Ball, quando ti piaceva, quando vedevi Dragon Ball, vedi un pochettino, quando vedevi Dragon Ball, vedevi sempre questo Dragon Ball, questa persona, questo personaggio con la tutina, vedi, con la tutina, quella l'ha comperata al mercatino, praticamente andiamo a fare, guarda un pochettino la palla verde, ti butta una palla verde direttamente in faccia, ma non sappiamo il nostro avversario dove si trova, guarda un pochettino, guarda che colpi, questa ragazza fitness, fit girl, addirittura fit girl, mamma mia ragazzi, è proprio fit girl, questa ragazza, attenzione a questa parte qua, è incredibilmente, vaglielo, mamma mia, e buttare e sono combattimenti, gli sta distruggendo tutto, si sta distruggendo tutto, vai vai alla Emanuele Palumbo, che cazzotti in te, guarda che cazzotti, ma mi sta, no 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 Emanuelino, Emanuelino no, non mi puoi dire queste cose Emanuelino,
Il gesto finale, e purtroppo non ce l'abbiamo fatto. Guarda chi è arrivato, il mitico Broly, praticamente Broly in versione super onda energetica, la caccia dalla bocca, praticamente la caccia dalla bocca, che teneva in corpo veramente di tutto e di più. Vediamo un pochettino lo schianto finale. Guardate Broly con la tutina viola, arriva a tutta forza, guarda, è arrabbiatissimo Broly, perché è uno dei super Saiyan, è uno dei Saiyan più forti del mondo, è anche gigante, e non è la sua pancia gigante, perché Broly è proprio lui gigante, pensate un pochettino, è assurdo davvero. Andiamo a cercare di distruggere la furia di Broly, ragazzi. Guardate un pochettino quando Broly furia cieca, addirittura sta arrivando a livello. Guarda, il maestro Muten è ritornato lui. E il maestro Muten è ritornato, ragazzi. Broly, Broly, adesso la vedo, lo vedo, lo vedo. L'impatto gigante. Guarda quando Broly si arrabbia. Mamma mia, potenziamento RT, RT. Mamma mia, cazzotti assurdi, cazzotti assurdi. Mamma mia, lo ha buttato via. E Broly si è stancato, si è stancato per andare a distruggere. Pensate un pochettino, per andare a distruggere. Il carissimo, vedete ragazzi, il carissimo coso, praticamente il carissimo come si chiama questo qua? Come si chiama? Satan, Satan, pensa un pochettino, guarda un pochettino che colpo, il colpo del karate, addirittura è diventato una stella del ring, praticamente Mister Satan, praticamente lo schianto di mamma, guarda che cazzotto gli dà in faccia, guarda il colpo, il pestaggio, un pugno in faccia, lo acchiappa, lo va a ruotare, guarda dove lo butta, praticamente direttamente a terra, a destra, sì, guarda, Emanuele Palumbo, no! Emanuele Palumbo. Andiamo da questa parte qua, andiamo a prendere a cazzotti tutte queste persone e addirittura Mister Satan, il signore Satan, addirittura vai qui sopra, praticamente. Beh, è assurdo. È bello, è bello, è bello Dragon Ball. Ti piace Dragon Ball? Guarda un pochettino la palla di fuoco di Dragon Ball e Mister Satan ha voglia a fare sta parte, praticamente Mister Satan la vedo male, la vedo male. La furia cieca è arrivato lui, è arrivato lui, sta scendendo da queste parti qua, cazzotti in faccia, mani in faccia dappertutto e addirittura il caro Broly praticamente vai l'onda energetica dalla bocca e che tiene in corpo praticamente tiene la bile praticamente caccia la bile a tutta forza è arrivato Jairoizi come si chiama questo personaggio guarda Jairoizi come acchiappa ammazzata a tutta forza il povero Jairoizi la furia cieca di Broly l'impatto gigante guarda che fa è arrabbiatissimo guarda il povero Jairoizi che purtroppo non ce la fa è piccolo e malincavato come si dice a Napoli penso un pochettino è piccolo e malincavato non ce la fa è piccolissimo vedete un pochettino acchiappa cazzotti a tutta forza, acchiappa io povero Jairoizi, vai qui sopra a cercare la grande carica con lo schianto gigante, andiamo a potenziare tutto questo, guardalo, guardalo Emanuele Palumbo, guardalo Emanuele Palumbo, ragazzi, boom, 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 addirittura guarda, è arrabbiatissimo, guarda i capelli come stanno, è proprio pazzo, è il pazzo della giornata praticamente, è il pazzo della giornata, mamma mia ragazzi, immagina, guarda che tiene questo, alza il dito sperando che non alzi il dito medio, Jairoizi, che poi non fa proprio una bella fine, mi sembra che poi alla fine muore, non viene più risuscitato perché nessuno lo teneva in simpatia, questo povero personaggio. Di Dragon Ball, infatti, ha fatto veramente una brutta fine, ragazzi. Dov'è Mister Satan? Tu lo vedi, Mister Satan? Andiamo ad accumulare energia perché Mister Satan sta arrivando, ragazzi. Andiamo a vedere dove sta Mister Satan. Tu lo vedi, Mister Satan? Eccolo qua, ragazzi. Eccolo, è arrivato Mister Satan. No, è arrivato Trunks. Te l'avevo detto che arrivava Trunks. Lo conosci, Trunks? Trunks è il figlio di Vegeta, quel grande figlio di Vegeta, ragazzi. Guarda in bocca che tiene questo. Tiene la bomba, la palla verde, la palla di Dragon Ball. Addirittura un colpo alla Trunks. Un colpo alla Trunks, vattene praticamente da dietro, praticamente vanno a acchiappare. Assurdo, assurdo. Vedi che cosa sta facendo, che cosa sta facendo. E sono momenti magici questi qua di Dragon Ball. Vedi un pochettino, perché ragazzi, sono momenti incredibili. L'impatto gigante, vedi, si apre praticamente con i capelli, dà un colpo, praticamente un colpo in faccia, addirittura lo va a ruotare. Vedi un pochettino, Emanuele Palumbo si chiama lo schiaccianoci, se metti la noce in mezzo ti schiaccia anche la noce, ancora un impatto gigante, è arrabbiatissimo, ancora cazzotti in faccia, addirittura è palla in mano, praticamente palla in mano che glielo butta praticamente direttamente in questa parte fortissima, Broly veramente incredibile, guarda i capelli, mi stanno venendo i capelli alla Broly, è ancora Mister Satan, è appena arrivato, adesso basta Mister Satan, mi stai veramente scocciando, cazzotti in faccia dappertutto, pugni in bocca praticamente, e guarda, beh, Emanuelino, Emanuelino Palumbo, Emanuelino Palumbo, guarda che cazzo
cazzotti. Guarda che tiene il pestaggio, lo va a cercare di prendere, ma non lo prende, non è riuscito, non è riuscito a prenderlo praticamente. E può capitare, è il mitico Broly che va qui sopra a tutta forza, ragazzi. E basta, Broly, mamma mia, e Mister Satan si è scatenato di nuovo praticamente. Guarda qua, con i cazzottilli, è piccolo e corto praticamente rispetto a Broly. Broly è veramente gigante, ragazzi. Broly è veramente gigante, guarda che tiene in bocca. Adesso caccia, fa il pestone praticamente, lo va a prendere e gli va, lo va a distruggere. Un gioco veramente graficamente molto molto veloce, iper ottimizzato, veramente fatto come si deve. La furia cieca di Broly, ragazzi, è arrivato. E Mister Satan, purtroppo, caro Mister Satan, la vedo proprio male. Broly sta accumulando energia a tutta forza, in mano c'ha le palle che gli va a mettere direttamente nello stomaco. E sono, guarda, guarda quando si arrabbia e che caccia dentro praticamente, come si dice. Da quanto tempo Broly non fai qualcosa? Ho vinto, ragazzi. Che dirvi ragazzi, in conclusione di questo gioco di Dragon Ball, sicuramente un titolo molto molto bello che vi posso consigliare assolutamente di comprare. È veramente brava la Bandai Namco che è andata praticamente a creare un gioco molto veloce da poter giocare, ovviamente gioco online, la possibilità di seguire la storia del gioco e la storia di Dragon Ball che un pochettino tutti quanti conosciamo, inutile che ci giriamo intorno. Quindi sicuramente l'attesa ne è valsa la pena di attendere così tanto. Un prodotto che riporterò ancora e che addirittura giocherò online con voi, quindi dedico questa live sicuramente a tutti coloro che amano Dragon Ball. Il ricordo di Akira Toriyama, andatevi a vedere lo speciale di Akira Toriyama, ragazzi, andatevi a vedere lo speciale di Akira Toriyama che ho pubblicato sul mio canale di YouTube. Andate su YouTube, cercate Akira Toriyama su YouTube del Giocherellone, il canale Giocherellone, e potete poi dopo vedere anche tutti gli altri giochi di Dragon Ball che ho fino adesso portato, poi ne porterò anche altri. Detto questo, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, condividete il video e commentate, fatemi sapere se ancora oggi vi piace Dragon Ball e se leggete Dragon Ball. E detto questo, se volete avere le migliorie riservate agli abbonati e a chi dona, potete appunto abbonarvi ai canali e donare. Se volete comprare libri di Giocherellone, cliccate nel box informazioni e troverete tutti i libri pubblicati dal Giocherellone su Amazon. E detto questo, se volete invece comprare i gadget del Giocherellone, cliccate sulla voce negozio e troverete tutti i gadget, magliettine, cappellini, felpette e scarpotelle del Giocherellone, tutti quanti griffati Giocherellone. Detto questo, io quindi che posso dirvi? Vi ringrazio e ci vediamo tra 5 minuti con un'altra incredibile live, questa volta dedicata ad Emanuele Palumbo, la live di Roblox. Ciao a tutti al Giocherellone.